Bentrovati alla sesta puntata dello speciale Lezioni, il programma di Policy and Procurement in Healthcare, dedicato all'approfondimento dei programmi politici dei principali schieramenti che si presenteranno alle urne il prossimo 25 settembre. È un approfondimento dedicato ai temi di sanità, sviluppo industriale della filiera della salute e anche quanto concerne la tutela delle professioni sanitarie. Come ormai conoscono i nostri spettatori online, lo faremo insieme ai protagonisti della scena politica italiana che si avvicinano ai nostri microfoni, a cui chiederemo conto di alcuni punti del proprio programma politico. E lo faremo insieme a un discussant di eccezione che volta per volta si avvicenderà nelle nostre puntate. Pochi minuti per rispondere alle domande, quattro che saranno formulate in parte dalla nostra redazione e in parte dal discussant. Gli ospiti di questa puntata per la parte politica la senatrice Simona Nocerino, di impegno civico, e discussant per un giorno il dottor Fabio De Jaco, che è presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Benvenuti e grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno. Allora, iniziamo con la nostra intervista alla nostra ospite politica, a cui chiediamo di dettagliarci un punto che ci è sembrato interessante del programma politico che hanno presentato, quello sulla, naturalmente sull'importanza di un servizio sanitario nazionale diffuso e radicato sul territorio. Allora, viene da chiedersi in che cosa si sostanzierebbe questo tipo di servizio sanitario e soprattutto differente da quello di oggi. In che termini? Allora, buongiorno e grazie intanto. Ci tengo a fare una precisazione, e cioè che il programma e quindi anche la parte rispettiva alla sanità sono ovviamente caratterizzate da quello che è il PNRR e anche il DM77, quindi perché questo è quello che bisogna tenere in considerazione, quindi concentrare quella che è per noi la medicina sul territorio ha assolutamente una priorità, nel senso che bisogna fare in modo, visto che siamo una società che tende ad invecchiare purtroppo e che quindi siamo dopo il Giappone, una società molto più anziana, quello che Impegno Civico vuole fare, oltre ovviamente bisogna mettere in atto i punti del PNRR, ma bisogna creare appunto una medicina sul territorio e anche quello che è un discorso di case della comunità, e cioè inserire praticamente i medici di famiglia, saranno chiamati all'interno di queste strutture che andranno a fare da, diciamo, intermedio tra l'ospedale e il medico di base. Quindi nei giorni, diciamo, festivi, quando il medico di base non c'è, per evitare di intasare gli ospedali, creare queste case delle comunità dove al suo interno ci potrà essere eventualmente, quando sarà suo turno, il proprio medico di base o comunque trovare altri medici disposti a fare quella medicina, ovviamente non di alta necessità, ma la medicina base, ecografie, punture, insomma tutte quelle cose che possono essere fatte dal medico di base e magari non fatte nei pronto soccorso. Bene, allora parlavamo di necessità di sgravare poi gli accessi al pronto soccorso, quindi passerei la parola a chi il pronto soccorso lo vive tutti i giorni, il dottor De Jaco. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno senatrice. Beh, Buongiorno appunto, a lei. io da presidente della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, naturalmente ho un'attenzione particolare per tutta l'emergenza urgenza, per il pronto soccorso nel dettaglio, in un momento drammatico per i pronto soccorso italiani. Allora, a lei, come a chiunque altro delle forze politiche, chiederei quali sono, secondo lei, le due o tre cose in assoluto più urgenti da fare domani mattina per rimettere in pista il sistema del pronto soccorso italiano e per cercare di sollevare i nostri professionisti, ma soprattutto di aiutare i cittadini. Allora, tutti conosciamo quello che è veramente il grosso problema dei pronto soccorso, quindi dalle lunghe liste d'attesa anche a volte il caos all'interno dello stesso, perché veramente troviamo persone di ogni tipo e persone che sono lì per qualsiasi cosa, anche la più banale. Sicuramente bisogna rendere più attrattivo quello che è il voler stare all'interno della medicina d'urgenza, perché questo è, lo si renderà e lo si renderebbe più attrattivo, ovviamente creando anche delle situazioni che possono aiutare
quello che è il medico e la medicina. Quindi sicuramente c'è anche un discorso economico che bisogna prendere in considerazione, perché è inutile non guardare la realtà, e cioè abbiamo medici ed infermieri che fanno orari. L'abbiamo visto anche adesso col Covid. Io sono di Milano e posso garantire che è stato veramente un momento veramente terrificante per tutti, soprattutto per le persone che lavoravano negli ospedali, e abbiamo tutti potuto constatare l'enorme mole di lavoro che c'è all'interno del pronto soccorso, e a volte si è anche sotto ricatto, mettiamola così, di azioni legali, di situazioni che comunque non portano poi quello che è il medico e l'infermiere ad essere invogliato a restare. E quindi molto spesso succede anche che purtroppo vanno via da quello che è la medicina d'urgenza, creando poi, per quello che poi è il cittadino, maggiori difficoltà. Però sicuramente dovrà essere più attrattivo poter restare all'interno dell'idea, quindi i dipartimenti di emergenza e accettazione, anche tutelandoli con un discorso di medico-legale, quindi contenziosi medico-legali, e anche un discorso economico, e soprattutto insomma orari di lavoro, perché meno medici ci sono e più quelli che ci sono costretti ad allungare quella che è poi la loro attività lavorativa, e diventa secondo me, ma non solo secondo me, controproducente per tutti, sia per il medico che anche per il paziente. Allora, grazie, e passiamo alla prossima domanda. Sempre pescando all'interno del vostro programma politico, c'è un punto che riguarda lo sviluppo di un mercato dei servizi sanitari a livello territoriale. Ecco, in che modo si sostanzierebbe questo? Immaginate un potenziamento della sanità privata, o si tratta di altro? No, è un po' come quello che dicevo prima, bisogna comunque attenersi a quello che è il PNRR, perché da questo non ci si può allontanare di molto. E siccome già si sta lavorando su quelle che sono, come dicevo prima, le case delle comunità, quindi una medicina sul territorio, di conseguenza è un discorso di aumentare quelli che sono i medici, aumentare gli infermieri, dargli una retribuzione adeguata, perché comunque i medici e gli infermieri italiani sono quelli meno retribuiti rispetto ai medici ed infermieri europei, quindi sicuramente una retribuzione adeguata, e anche con queste case della comunità, come dicevo prima, un aiuto sostanziale ai pronto soccorso, perché in qualche modo li vai a svuotare di quello che è il carico che hanno, soprattutto nei giorni, insomma nei fine settimana, perché io personalmente, avendo avuto una mamma molto malata, mi sono ritrovata spessissimo a dover andare al pronto soccorso, e nonostante insomma avessi situazioni estremamente difficili, come a volte anche un'emorragia cerebrale, ho dovuto restare, non dico in attesa perché ti fanno passare subito, però ti rendi conto di gente che invece va lì magari perché ha male a un dito e si mette lì e non ha tempo di aspettare il lunedì per andare dal proprio medico. Per questo insistiamo sul discorso della medicina territoriale, delle case della comunità, e soprattutto appunto di un aiuto ai medici e agli infermieri, affinché diventi più attrattiva la scelta di andare eventualmente anche a riempire quei posti come il pronto soccorso, che ad oggi attrattiva non è. Ecco, allora annuisce il dottor De Jacco, a cui lascio la parola per l'ultima domanda da rivolgere alla senatrice. Sì, grazie. Allora, senatrice, grazie per l'attenzione, ci fa piacere. Detto questo, lei probabilmente, anzi sicuramente, sa che viviamo una carenza di organico tremenda in questo periodo, un po' a tutti i livelli. Il pronto soccorso sono i primi, ma non tutti, ma non i soli, mi scusi. Molti di noi ritengono necessaria una riforma delle scuole di specializzazione, con l'ingresso degli specializzandi in qualche maniera nel Servizio Sanitario Nazionale. Qual è la sua e la vostra posizione? Allora, noi, credo che anche questa mattina il dottor sottosegretario Sileri ne ha parlato anche lui, sicuramente. Allora, il problema è il numero chiuso degli infermieri, dei medici, che però non si può risolvere solo togliendo quello che è il numero chiuso nelle università, o comunque bisogna sicuramente fare in modo che dopo i famosi 6 anni della laurea, le persone che poi andranno a fare la specializzazione abbiano, come dicevo prima, un'attrazione
in più verso il pubblico e quindi siano, come posso dire, invogliati ad entrare in quello che è il servizio sanitario nazionale pubblico, perché spesso che cosa succede? Che soprattutto sentivo oggi che intorno ai 40-50 anni giustamente anche lasciano il pubblico per andare verso il privato proprio perché non c'è attrattiva e quindi non c'è la possibilità di aver riconosciuto il lavoro fatto, di averlo, come posso dire io, di averlo espresso nel migliore dei modi e comunque si è più portati ad andare verso il privato proprio perché c'è talmente tanto caos che questa cosa non ti porta poi a voler restare. Quindi il punto sicuramente è quello di rendere più attrattivo anche il servizio sanitario nazionale e lo si rende attrattivo in tanti modi. E sicuramente uno di questi è far entrare più medici e più infermieri, ma rendergli, voglio dire, il merito che devono avere, quindi dargli il giusto riconoscimento. È un po', mi rifaccio un po' a quello che era stato detto anche prima, cioè abbiamo visto veramente orari e mai momenti di pausa, soprattutto in pandemia. Grazie a Dio quel periodo è finito e speriamo che non torni, ma sicuramente dobbiamo fare esperienza di quello che hanno vissuto i medici e gli infermieri in quel periodo, proprio perché non possiamo permetterci. Io vengo dalla Lombardia, io sono di Lombardia, che è la regione, diciamo, d'eccellenza della sanità. Senatrice, la devo bloccare perché il nostro tempo è giunto a conclusione. Quindi ringrazio nuovamente i nostri ospiti, la senatrice Nocerino e il dottor De Jacopo per essere stati con noi e vi rimando alla prossima puntata in cui avremo invece protagonista per la politica l'onorevole Marcello Gemmato, responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia e come discussant il presidente di Federpharma Marco Cossolo. Grazie ancora e arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie.